Salve, buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattinata. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con il nostro lavoro che da Orlando in Florida ci porterà a Elko nel Nevada. 88 ore ancora il periodo di massimo arrivo. E 211.000 dollari di guadagno stimato. Allora, riprendiamo dal nostro distributore dove avevamo preso uno spundino. Non so perché ci fa tornare di qua, ma noi dobbiamo andare di qua. Quindi torniamo indietro, prendiamo questa stradina qua. E andiamo verso qui, grande città Nashville, Tennessee. Bene. Mettiamo in moto, retromarcia, freno a mano, luci. Allora, carburante ci abbiamo quasi il pieno. Ah, conviene andare di qua, se no ci tocca rifare il semaforo. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Nessuno, si arriva uno, là arriva gente, c'è gente, tutta gente. Bene, ripartiamo, poi adesso facciamo una piccola verifica. Allora, l'itinerario è stato cambiato e me l'ha mantenuto, quindi già una buona cosa. Allora, andiamo a vedere. Allora, 217, 117 miglia, 2116 miglia. 43 ore all'arrivo, quindi abbiamo circa il doppio di tempo di lasco di tempo per arrivare, quindi non dovremmo avere problemi di ritardi. Camion fa più casino del solito, mi sembra, spero di non dire una baggianata. Che fa questo? Qui c'è uno stop. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Credo che era un distributore, sì. Viene qualcuno, di qua no, di qua no.
General Mills. Oggi siamo di musica un pochino più rockettara, rockettara. Cos'è quello affare rosso? Ah, è quelle insegne buggate della che avevamo visto all'andata, quindi siamo passati di qua anche all'andata. Qui c'è una svolta a destra, quindi tocca aspettare dietro a Chevron. Prepararsi a voltare a destra. Voltiamo a destra, su. Dai. Ecco, te volta a sinistra. Voltare sempre a destra. Una buona idea. Togliersi dai maroni. Mega serre. Siamo sulla 77esima nord. Vai. Mi sto abbassando un attimino l'audio perché sto diventando sordo. Qua è un pochino più tortuoso, poi si dovrebbero incontrare strade un po' meno inerpicate. Allora, qui abbiamo un sa che abbiamo un eccolo, punto di ferro. Tenersi a destra e poi no, io non mi tengo a destra perché è un trabocchetto quello che mi stai facendo. Voltare a destra, io vado fino in fondo là. Io seguo l'istinto, o meglio guardo le figure. Myrtle Street, non importa, troverò un uomo. Oh, pazzo, sotto là. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. L'ha presa alla radio elettrica, l'ho patente. C'è di risvolta, quindi non è qua, siamo su Alder Street. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Cosa ci abbiamo qua? Che carne ci abbiamo qui? Ma c'ha delle piante. Perché ha delle piante?
il macellaio, vabbè. No, volevo, scusi, devo dire un attimo una cosa. Tanto non c'è nessuno dietro. Ma no, posso anche andare qui? No. Thank you.
albero in mezzo alla strada. Un bel tornantino, ci stava bene. Ah, c'ho un design in fondo però. Mentre il tramonto
vuoto lascia spazio alla notte. Noi ci avviamo verso l'orizzonte che si crea mano a mano, si renderizza mano a mano i nostri monitors. Siamo a mezzo serbatoio. Dove siamo qua? No magic, no science. Just science, no magic. Quindi non ci interessa. Una strada di montagna a tre corsie. Tanta roba. Solo da americani. Tennessee, e noi andiamo a Nashville. A sinistra e poi voltare a sinistra.
Voltare a sinistra. Scavatore, un trattore. Allora, qui c'è una cittadina, Nashville. Sarà anche Elvis. No, Elvis è di Memphis, che è poco lontano. Ci sarebbe anche del mai no, no, ci sarebbe anche del gasolio. Rischio. No, giro di qua per forza. Sto ricalcolando il percorso. Devo entrare qui dal gasolaio. Vediamo se c'è un passaggio qua. Allora 1,97 costa pochissimo qua. Ma stiamo matti. Cioè, io sono partito, l'avevo pagato 4. No, 2. 4,33 sarà sul coso. 2,8 mi sembra. 2,08 forse. Principale, che era questa, e inizia a piovere. Perfetto. No, meno. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Di qua c'è un'uscita, sì. No, non c'è nessuna uscita. Che bella fregatura. Bravi. E di qua neanche, tocca rifare il giro da qua. Qui c'è uscita, vero? Sì. Piano fatto, possiamo riprendere il viaggio. Pancake e carne. Vabbè, potevo fare anche, non so, pasta e marmellate. Del lavoro, location mi sembra poco consono ad un concessionario. Prepararsi a voltare a destra. Infatti è un'agenzia del lavoro. Voltare a destra. Nota la sgrattonata che ho dato.
Allora, viene nessuno, non viene nessuno, cambio rosso. No, sto di qua che tanto poi dovrò andare a sinistra a breve. Andare dritto. Allora andiamo a vedere dritto, andiamo a Greenville, ma io devo, no, ancora dritto devo andare. Qui non si può svoltare, mi sembra di capire che non si possa svoltare qua, ma alla prossima. A sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Verso Greenville. Piove. L'ho visto molto sportivo questo. Questo dovrebbe essere Nashville. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Andiamo verso Clarksville. Uscire a destra. Tempi, quindi stiamo abbagliando tutti, ma quella è un'altra storia. Ora ci vedo meglio, quindi poco mi importa se gli altri ci vedono peggio. Teniamo a destra e ci andiamo. Uscire a destra. Approfittiamo di questa uscita per andarci a fare un piccolo riposino. Tanto è buio, piove.
armatori. Ok, cerchiamo. Sì, cerca lo strumento. Vai, vai, cerca, cerca, te cerca che magari ti posso. Inverti, sto ricalcolando il percorso. Ok. Invertire il senso di marcia. Vale, ci mettiamo a fianco a questo qui. Tac, spegniamo, spegniamo tutto, spegniamo, spegniamo le luci. Spegniamo il tergicristallo, frena mano e con questo sfondo notturno del nostro camion ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!